Ogni tanto vediamo in televisione delle scolaresche che, munite di sacchi ecologici, ripuliscono le spiagge dalle plastiche. È una cosa molto lodevole e educativa. Purtroppo però non possono fare lo stesso dentro il mare e recuperare quella sterminata quantità di plastica che giace sui fondali, rotolando con le correnti. Allora, chi può farlo? Alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che è una delle eccellenze italiane nel campo della robotica, hanno pensato che per operare in mare contro la plastica ci si possa ispirare direttamente agli organismi che lo abitano e che si sono evoluti proprio per rendere più efficaci i loro movimenti in un ambiente fluido su fondali sconnessi. Come? Beh, ce ne parla Barbara Bernardini. L'oceano contiene quasi 2 milioni di diverse specie marine, ma anche 150 milioni di tonnellate di plastica. L'80% dei rifiuti nel mare è composto da oggetti monouso. Posate, bicchieri, bottiglie, trasportati dalle correnti, si accumulano fino a formare isole grandi quanto la Spagna. Una situazione fuori controllo che reclama nuove soluzioni. Si stima che nei mari italiani ci siano fino a 10 kg di plastica per ogni chilometro quadrato. Ma come si fa a togliere questa plastica dal mare o anche solo a sapere quanta si frantuma e poi finisce nella catena alimentare? Alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno pensato di affidare questo compito ad un granchio, ma ad un granchio speciale costruito in laboratorio. Siamo allo Scoglio della Regina, un'ex area industriale sul lungomare di Livorno. È qui che la scuola Sant'Anna ha collocato il suo istituto di biorobotica, dove si creano robot di vario genere ispirati proprio alle creature del mare. Di fatto alcuni problemi ingegneristici sono stati già risolti da soluzioni naturali. Quindi invece di ideare ex novo una soluzione, noi possiamo studiare le soluzioni che la natura ha già adottato e quindi magari ottimizzare e semplificare questo processo di progettazione. Questa volta l'animale preso a modello è un granchio. Il granchio è molto veloce, sia fuori che dentro l'acqua. È delicato, agile e perfettamente in grado di ancorarsi in posizioni scomode resistendo alle correnti. È l'animale perfetto da copiare per esplorare i fondali e raccogliere i detriti da esaminare. Osservandolo con una telecamera ad alta velocità mentre cammina su uno speciale tapis roulant, abbiamo modo di capire il segreto della sua agilità. Abbiamo scoperto che il granchio usa le gambe e le componenti elastiche delle gambe per fare dei piccolissimi saltelli, simili a quando noi corriamo fuori dall'acqua. Il granchio ha, per così dire, una trazione posteriore. Non mette una zampa davanti all'altra, ma avanza spingendo indietro le zampe. È simile a quando nei fiumi abbiamo il barcaiolo che impunta, diciamo, se vogliamo, l'asta per spingere dietro la barca. Il concetto è incredibilmente simile. Una volta chiarita la biomeccanica, gli ingegneri iniziano a creare il robot. Definiscono la forma, il carapace artificiale, le parti meccaniche e i sensori necessari. Così è nato Silver 2, un robot agile e versatile, che somiglia davvero a un granchio. Il robot è dotato di 6 zampe, ha 18 motori per le gambe e 6 per la testa e può raggiungere i 200 metri di profondità. Una volta immerso nell'acqua, il granchio è autonomo. È attaccato solo a una boa di trasmissione galleggiante che fornisce informazioni via cavo e dalla quale arriva e parte un segnale Wi-Fi collegato al computer di controllo.
I ricercatori sono sempre in contatto remoto con robot, possono controllarne i movimenti e vedere quello che vede lui. La somiglianza coi movimenti di un granchio è impressionante. Le zampe spingono il robot sui terreni sconnessi senza problemi. Ciascuna delle sei zampe ha 3 gradi di libertà, un'anca e un ginocchio. Ci sono sensori nei piedi e legamenti attaccati in modo particolare che agiscono da muscoli. C'è anche una telecamera HD, dei faretti e un campionatore attaccato sul ventre. Serve per studiare il fondale. Il robot si accuccia e la punta entra nel fondale intrappolando un po' di sabbia. Così i ricercatori possono studiare la diffusione delle microplastiche nei fondali. Questi frammenti, più piccoli di un millimetro, derivati dall'erosione dei pezzi di plastica più grandi, vengono ingeriti dai pesci e di conseguenza dall'uomo. E per dotare il granchio robot della proverbiale capacità manipolatoria di quello vero, i ricercatori hanno sviluppato anche un arto robotico morbido e versatile. Questo è un gripper morbido che presto verrà integrato sul robot per afferrare oggetti di ogni tipo, insomma dalla plastica a qualunque cosa ci interessi fare. La sua caratteristica principale è che appunto usa dei giunti morbidi in silicone che permettono alla mano di conformarsi agli oggetti con molta semplicità e a dispetto di 9 giunti è controllato con un solo motore. Questo gripper utilizza 3 dita perché è il minimo numero di dita che ci consentono di racchiudere un volume, a differenza delle tradizionali pinze utilizzate dai robot sottomarini che hanno solo 2. Queste immagini del primissimo prototipo mostrano la sua versatilità nel raccogliere i campioni. In questo modo il granchio Silver potrà al tempo stesso studiare le microplastiche nei fondali e aiutare a raccogliere gli oggetti di plastica affondati in zone circoscritte. Certo, un granchio solo non può fare niente, questo è pure il nostro prototipo, quindi è la dimostrazione che possiamo farlo. Ma idealmente tante repliche dello stesso robot potrebbero coprire delle aree abbastanza grandi da avere un impatto significativo sulla pulizia. Almeno questa è la nostra speranza e l'obiettivo. Questo robot rappresenta l'avanguardia nell'esplorazione dei fondali oceanici che sono conosciuti solo per il 5% della loro estensione. Più silenzioso e delicato di qualsiasi altro robot marino, può camminare persino tra i coralli e posizionarsi a lungo sul fondo ad osservare la fauna. Un giorno, forse, gruppi di granchi spazzini solcheranno i fondali dei nostri mari. Ma la sfida per fermare l'accumulo di plastica sui fondali marini non può essere vinta senza la collaborazione di ognuno di noi. Raccogliamo i nostri rifiuti o tra meno di 20 anni ci ritroveremo a prendere il sole su spiagge di plastica.